Cambia tutto a partire dal 1 gennaio 2024 per quanto riguarda l'RDC, ossia il reddito di cittadinanza. Avrà un nuovo nome, si chiamerà assegno di inclusione. L'assegno di inclusione potrà essere richiesto soltanto da famiglie nelle quali vi sono presenti dei componenti handicappati, ossia disabili, minorenni, quindi meno di 18 anni di età, e persone che hanno più di 60 anni, e potrà arrivare ad un massimo di 500 euro al mese, moltiplicati per la scala di equivalenza fino ad un massimo di 2,2. La scala va a cambiare e vale per il primo componente, 0,5 per gli altri componenti con disabilità, 0,4 per quelli che hanno più di 60 anni di età. Va bene? Dunque, per le persone che sono occupabili, quindi non disabili, e che hanno tra i 18 e i 59 anni e non sono impegnati in attività di cura in situazioni di povertà, arriva a partire invece dal 1° di settembre del 2023, tra pochi mesi, il cosiddetto SDA. Quindi, per quelle persone che sono occupabili, non sono disabili e hanno dai 18 ai 59 anni, arriva questo strumento di attivazione. È una misura che permetterà alle persone di stare un po' meglio, ma è una misura che sostituisce l'RDC. Per le famiglie con figli minori o anziani oppure disabili, il reddito invece avrà il nome di assegno di inclusione, ripeto di nuovo. Per quanto riguarda gli occupabili, lo strumento di attivazione è di ben 350 euro al mese. Verrà dato soltanto però in caso di partecipazione a quelle che sono attività di tipo formativo o progetti utili alla collettività, quindi alle persone, all'interessa, alla socialità, per tutta la durata e per un periodo in totale di ben 12 mesi, ossia un anno di tempo. È quello che si legge nella bozza presentata da poco tempo, ma dovrà poi essere, diciamo così, giudicata, dovrà passare poi alla Camera e al Senato. Va bene? C'è differenza tra lo SDA e il reddito di cittadinanza, diciamo così. Diciamo che lo SDA è una misura alternativa, una misura, diciamo così, utile, no? Per quelle persone che sono occupabili e che si trovano ad andare ad attivare per partecipare ad attività, diciamo così, extra, o comunque attività di socialità, o meglio di attivazione per darsi da fare a livello lavorativo. Da Narratore Italiano è tutto, iscrivetevi se vi va, commentate. Ciao a tutti.